Confermato l'accordo, perfetto. Questo qua è un giocatore che non ci dispiaceva. Poi a un certo punto sono saltati fuori Paris Saint-Germain, Liverpool e PSV, mi sembra. A quel punto abbiamo detto forse c'è qualcosa di interessante qua, quindi prendiamocelo. L'abbiamo un po' pagato, però tutto a rate. Dovremo liberare uno spazio a centrocampo a gennaio, quindi proveremo a cedere qualcosa. Proverei magari a cedere Porta Nova, vediamo. Anche sto mese volevo dare il Prime a chi dorme in live, ma no, sono stato obbligato a lasciarlo qua. È normale, scusa, a chi dorme non piglia sub. Stupida morale che mi rimane. Quindi cappellaio è esattamente Sinnerman. Ok. Andrew poi riprende a allenarsi bene, perché si era fermato un mese per un infortunio. Ovvero Sinnerman è il papà della Sid. Mi sa che chi dorme piglia più sub di noi. Ah, quello sicuramente. Quello sono pienamente d'accordo. Allora, osservazione finta di Pacheco. 10 milioni sono un po' tanti. Osservalo un po'. A zero, anche questo è sicuramente non UE. Fammi vedere. Informazioni. Selezionabilità. Sì, è solo argentino. Ok, vedremo perché prenderlo a zero non è male. Valuteremo. Il Parma riceve 250.000, ok, perché ha fatto la decima presenza in nazionale. Ok, sono ex DJ e sono del 77. Ma 20 milioni di nuovo, fanculo. Ok, procediamo. Non è un ex DJ, ma in disco ci andava, ecco. Potrei esserlo, sì, in effetti. Ma perché la Sid è troppo giovane. Ok. Amichevole col Milan, che non fanno mai male quando abbiamo questa settimana di pausa, prendiamo quelli che non giocano in nazionale e li facciamo fare un po' di amichevole così, guarda quanti fuori. Ken non è chiamato in nazionale intanto, eh? Sinnerman in disco andava 10 minuti, cuccava e poi usciva, beh, giusto. Bravo Sinnerman, è così che si fa. Allora, Torkildsen in nazionale, ah, Ciroleo Peccato è un po' infortunato, ci mettiamo allora Brolin. E poi punto Bagnolini, poi Zortea va bene, in mezzo ci mettiamo Morgalla, Elvas ok, Ziborro ok, colloccolo Diomandé via per Meleconi a sto punto, Lipanida che ha richiesto, ha un sacco di squadre, Portanova, va bene, Spikic, e via con la nazionale, al suo posto ci piazziamo Amer va bene, dai, tanto è un amichevole così del Menga. Chi ha ceduto? Bianchi e Jensen, va bene, sì, anche qua richieste, un sacco di richieste. Toro e Ken, poi beh, ci passiamo 20 anni, ci stanno quelli che hanno figli presto, però in effetti a 20 è tanto presto. Beh, in effetti non per essere di parte, ma da giovane cuccava parecchio a quanto pare. Giusto Sinnerman, bravo. Boldi qua ci mettiamo invece.
Allora, che nazionale circati, allora Gozzi, Peri, Tocci, va bene, Lipani. E chi ci piazziamo qua? Ci mancherebbe un centrocampista. Ah no, c'ha Quadro. Tocci, Lipani a Quadro, basso, Scheldrup, io metto in campo e Pecorino. Direi che va benissimo così. Quindi andiamo. Relezze di Mandé. Ah, sono qui. Ok, va bene, c'hai ragione. Come le solite amichevoli, 45 minuti uno una squadra e 45 minuti l'altra. Giusto da non farli perdere la forma partita, mantenerli comunque in allenamento e far due soldini con i biglietti. Anche ovviamente il Milan non ha proprio la formazione titolare perché ha fuori quelli per le partite. Puntiamo comunque a una prestazione decente, anche se non vincessimo. Però ha una prestazione buona. Aia, che secca, direbbe, ci supporta Nova. Si gioca duro. Fa sempre ridere vedere Gatti della Juve che è andato al Milan. Bello questo lancio per Ken, ma tira fuori, peccato. Bella questa canzone. Qua il Milan, guarda come gioca. Sempre Florenzia. Continuano a non liberarsi di Florenzi. E Scheldrup in ripiegamento difensivo. Questo mi piace da matti, sì, è molto bello, è vero. Porta Nova, lancio lungo per Ken. Dentro per Scheldrup, peccato, lo stop un po' così perché era un'ottima occasione. Dietro Zortea, Zortea cross in mezzo, Scheldrup di testa fuori. Cross del portiere milanista. Buono, buono di nuovo, palla Scheldrup, di nuovo dentro per Ken e di nuovo fuori. Corner direi. Deviata da Gatti. Scheldrup sulla battuta. Rossi in mezzo, allontanato da Florenzi. Comunque il Genoa di certo non gioca per pareggiare, sta provando in ogni caso a buttarla dentro. Rigore. Calcio di rigore per il Genoa. Tirato giù Ken in area. Alla battuta Scheldrup. Parato, porca troia. Meno male che in amichevole, perché sennò piangevamo tutto il tempo. Rigore contro il Milan, parato. Di nuovo palla Scheldrup. E rincomincia da dietro. Ora palla al Milan. Però Scheldrup, sempre lui, continua a rubare palloni. Dentro per Portanova. Portanova Melegoni. Niente, tiro ribattuto fuori. Scheldrup
Scelder lo butta dentro, Gatti allontana. Loco lo rischia un po', ma continua a tenere il controllo del pallone, va di nuovo sulla fascia, si accentra, Hammer sbaglia. Allontanato il cross dentro di Collocolo e il Genoa cattivissimo ruba di nuovo il pallone e tira di nuovo fuori. Un agonismo in questa amichevole impressionante. Se poi riuscissero a centrare qualche tiro verso la porta sarebbe meglio, però prestazione 10 lode, 10 senza la lode perché non l'ha segnato. Di nuovo Scelderup in mezzo, Ken, lato del portiere. Di nuovo palla al Genoa e ripartiamo sempre dai difensori. Bello questo lancio per Melegoni. Hammer dentro Scelderup. Esterno per esterno. Finalmente uno lo centriamo in porta. Ottima prestazione, assist del giovanissimo Hammer. Qua il merito principalmente di Melegoni, che ha visto lo scatto di Hammer, servito molto bene, poi Scelderup più veloce dei difensori del Milan. Arriva a fare un tap-in facile facile. Di testa, peccato, interessante ma fuori. Esatto, tap in. Ho sbagliato, mi sono dimenticato di fare tutti i vari cambi. E qua, giusto. Allora, iniziamo a cambiare tutti i giocatori, come sempre. Gozzi, eccolo mancino. Sembrava una parola in genovese. Non lo è, non lo è. Lo potrebbe sembrare, ma non lo è. E Pecorino, vai al posto di Ken. Via. Fabio qua ci ha preso gusto ed è giusto così, perché il bot c'è apposta. Praticamente funziona così. Ah, non so se te l'ha presa, sai? Adesso te la metto io. Pecorino sbaglia di testa. Peccato. Corner. Sì, corner. Traversa piena. Aspetta che te lo metto io lo stesso comando. Perfetto. Chaka ci ha provato, aveva tutto aperto davanti, ma anche lui ha preso una traversa piena. E il Milan ci riprova, eh. Milan ha capito che non può per forza perdere e sta provando in ogni modo. Che tiro di Palacios. Settantatreesimo. Qua 81esimo, il tempo va avanti. E Genoa comunque con quasi metà del possesso palla del Milan, ma avanti di un gol.
questa testimonianza che non sempre il possesso palla vuol dire tanto. Corner per il Milan. Che ultimamente sta attaccando molto di più e sta rendendo molto pericoloso. I glitchoni, che quelli ci stanno. Rigore. Rigore per il Milan parato. Incredibilmente, non si è visto neanche il fallo perché c'era stato un glitchone assurdo, però Bagnolini para un rigore al Milan. Di due rigori in sta partita, entrambi parati. E scarsi quelli che si sono presentati al dischetto. Venti secondi, direi che praticamente sarà l'ultima azione. Non perché ci facciamo fregare un pallone facilissimo, ma va bene. Diamo fischia, perfetto, una vittoria 1-0. Doppio rigore sbagliato sia da Sheldrup che da Santimina. Molto bene, va bene. Comunque un'ottima prestazione. 0 punti ovviamente perché erano amichevole, ma soldi dei biglietti ben spesi. Vediamo questo uomo partita. Se non mi piace tantissimo. Difensore centrale, osserva. E poi andiamo ancora un po' avanti, va. Noni, siamo passati i noni. Conte non è felice delle... Parliamo. E diciamo che ha giocato abbastanza spesso. Deve giocare di più, non ha lavorato bene in allenamento. Benissimo, è contento, perfetto. Diego Almeida, non male come scheda, ventenne del Barcellona. Costo trasferimento un po' alto, leggero interesse, piazza in lista selezionati, vedremo quando forse avremo due soldini. Già adesso poi a gennaio avremo un centrocampista di troppo, dovremo iniziare a fare un po' di selezione. Eri infortunato ma solo 2 giorni, bene. E adesso partita poi con Lecce. Con Lecce obbligatori 3 punti da portare a casa. Perché poi avremo 2 partite difficili, Lazio e Milan, dove sicuramente perderemo. Tottenham che vorrebbe Kvaratskhelia. Sam Curtis in nazionale, Irlanda Under 21, molto bene. Altissimo rischio per Sam Curtis per via dell'infortunio ricorrente. Ok. Lorenzo Basso, gol. Mulattieri, poker, 4 gol. Non voglio domani fare questo turno, tu non fai live. No, domani non ci sono, però c'è Gluca, ci sarà Gluca domani. È lo stesso turno di oggi? Vediamo, Prelez... Ah, ha segnato, buono. Buona partita contro la Lettonia in International League, bene. Un po' tardivo, ma son vivo. Vabbè, l'importante è che tu sia vivo. Primo gol in nazionale per Prez. Come stai, Raven? Tutto bene? Ma lui ultimamente stacca sempre prestino, è vero. Verso le 11 va a dormire il Cici. Ah, se glielo chiedi lo fa. Gli dici che sei da solo, se sta mezz'oretta in più lo sta volentieri. Leo riprende a allenarsi, ottimo. Conferenza stampa.
Simone Barretta di Calcio Express Lecce si trova in 20ª posizione in classifica dopo una serie di 3 sconfitte consecutive in campionato. Lo spettro della retrocessione si avvicina. Il Genoa sembra poter vincere. Che gufata della Madonna. Ha organizzato un amichevole contro il Milan durante la pausa per le nazionali. Quali sono le sue intenzioni? Routine. Nick Prelez è stato uno dei marcatori della nazionale durante la pausa. Quanto la rende felice vedere uno dei suoi giocatori segnare? Molto. Assolutamente, spammiamo gufi a manetta. Ha guffato come un pazzo il maledetto. Questo non è interessato, è un peccato perché non è male. Il furore, dice un testimone, dilaga in città. Esatto, sì, il furore ce n'è un sacco. Ai ai ai, qua la dirigenza vuole un pareggio, si aspetta un pareggio. E invece i tifosi vogliono una vittoria. E noi cercheremo di dare soddisfazione ai tifosi. Perché una bella vittoria è proprio quello che ci serve. Abbiamo fatto anche riposare alcuni giocatori. Scusami, ma Barbero è una coccola. Barbero ci sta. Rimettiamo ora però tutti i vari titolari, perché qua se no, se andiamo con questi qua ne prendiamo 18 di gol. Ragusin qui. Rendrup ancora non è in forma. Spikic, no, non è Spikic che va in attacco. Eccolo qua, Prelez. Ha reagito male? A che cosa? Ah no, non è vero. Ok, alle stelle per aver messo la sua prima rete per la Slovenia. Ottimo. Non avevo capito che ora c'era il momento disco. Ci voleva un emoticon con un gufo. È vero, è vero. Ok, partono ovviamente il colloquio. Ok, la rosa l'ho fatta, mancano solo i panchinari. Curtis, qua. Poi Morgalla, Gozzi, Pieritto, Cino. Chi è che manca? Chi è che manca? Dov'è, dov'è, dov'è? Melegoni, eccolo qui. Melegoni. Lo mettiamo un attimo qui e lo mettiamo al posto di Tocci. Lipani a quadro. Spikic, Soro, Pecorino. Ci mettiamo anche un Hammer, dai. Dai. Numero per Bagnolini, gli diamo il 54 e avanti. Vediamo se motivati da questa musica anche i giocatori offrono una buona prestazione. Quanto è bello vedere la squadra attaccare e segnare in ultima partita, è molto. L'assenza di Frendrup è ancora rotto. Visto che Lecce ha il peggior attacco della Serie A... Gufo. Lecce, complimenti, 5 partite, 1 punto. Marco Piazza. Anche Hjulmand. Hjulmand non è male. Noi le ultime 5 partite di punti ne abbiamo fatti 8. Non sono tanti, non sono pochi. Nono posto. Il Lecce ultimo posto con un punto solo. Cominciamo. Bravo, Sheldrup subito, immancabile anche in difesa. Ruba palloni, riparte, crossa, dribbla e si prende anche i falli. Ammonizione subito dopo 25 secondi? No. Allora, qua ci mettiamo la classifica. Qua ci abbiamo gli altri risultati, ma li mettiamo in Serie A. Ok, e qui formazione noi non Lecce. Mm.
Vediamo il Lecce cosa prova a fare. Ora allarga dall'altra parte e prova a scattare. Ce la fa, supera Sheldrup, Hjulmand, Blin. Non lo so. Che gol! Ma che gol ha fatto? Non hai più i gatti sculettanti. Ma come no, mannaggia. Che gol del Lecce. quello esattamente. Qualche gol. Proprio a filo della traversa, un gran gol. Partiamo subito malissimo, come al solito. Pure contro l'ultima in classifica. Dai. Vediamo di invertire di nuovo, come sempre, la rotta. Sheldrup, ottimo dribbling. Cross un po' meno. Preles porta nuova. Diomandé. E anche Diomandé, un gran gol. Quindi si risponde subito. Eurogol del Lecce con Eurogol di Diomandé. Anche spalla alla porta, la piazza di Mancino, impossibile da parare per il portiere del Lecce. 1-1, palla al centro, come si suol dire, e ripartiamo. Potremmo provare a fare qualche moti con figa per i gol, eccetera, ma quando ne avremo il tempo. Hai Torkildsen che se la sta per ora cavando abbastanza bene. Netto di qualche errorino, ma nulla di speciale. Sicuramente molto meglio di Semper. Ecco, la pizza con l'ananas, no, dai. Dragos insegnato come errore che ha portato al gol, ma in realtà ha fatto un gran gol, tiro da fuori, non direi che c'è un errore di qualcuno. Qua c'è invece, qua sì. Su questo lancio di su piazza per piazza. Rete annullata, molto bene, fuori gioco direi. È andata bene perché anche qui fuori gioco millimetrico. Millimetrico, ma sempre fuori gioco è. Il VAR ci grazia. Ma dobbiamo attaccare di più perché non possiamo soffrire con l'ultima in classifica. Buono qua Diomandé, vediamo cosa fa Zortea, Prelez, niente. Sta di essere in fuorigioco e quindi abbandona e non ci prova neanche. Il portiere non sa chi passare grazie anche al pressing di Ken e tira. Lancia lungo, palla di nuovo al Genoa, Sheldrup, Ken, di nuovo per Sheldrup fuori. Il Napoli intanto passa primo, supera il Sassuolo che fino adesso si era mantenuto al primo posto, che sta perdendo 2-0, Immobile e Felipe Anderson. Bello qua Zibora per Sheldrup, Sheldrup s'accentra, troppo sul portiere, qua la doveva buttare dentro, c'era Ken che poteva semplicemente appoggiare in porta. Niente, Gallo rispedisce, ma Sheldrup di nuovo palla. Brutto passaggio di Zibora qua. Addirittura al portiere. Ripartiamo dall'altra fascia. Non riusciamo a passare avanti, dobbiamo sempre ritornare indietro, sempre con il supporto dei difensori. Sheldrup un po' avanti, intervento duro ma pulito. Qua Lecce allontana. Molto bene, Sheldrup mantiene il pallone, Diomandé, Ken, e Ken tira fuori. Qua
Wacken poteva lanciare Prelez invece che tirare da lontano. Saluta la Sid che va a letto, va benissimo, ringraziala molto. Buonanotte Sid. E grazie mille per la compagnia come sempre. E Diomandé va in porta. Il VAR, vediamo cosa dice stavolta. Rete concessa, VAR che sicuramente è a nostro favore. Colloco lo lancia Diomandé in iperscatto, che evidentemente di pochissimo resta ancora al di qua dei difensori. Vediamo di quanto. Pochissimo. C'è Gonzalez che lo tiene e Diomandé insacca alle spalle del portiere. Viva il VAR! A 1 e per ora va bene, dobbiamo però fare attenzione. Bello il lancio di porta nuova per Ken sul portiere, era fuori gioco comunque. Ecco, per Gonzalez Zibora rimane indietro, non si sa il perché, tira fuori. Mano della notte giovani. È vero, è giovane. La notte sì, ma noi no. Siamo felici del numero di tiri, è vero. Dobbiamo però avere più precisione. Bello questo, peccato Ken che non ha visto Diomandé. Fuori. Sempre palla a noi. Aia, che fallaccio questo. Questo è un rosso secco, eh. Rosso secchissimo questo. Sissé, questo bruttissimo fallo. Quindi ora abbiamo anche il vantaggio numerico. Le gol di Prelez. Vabbè, se voi siete vecchi, io sono da ospizio. È vero. Te la sei cercata, Gersi, hai ragione. Ma Fabio è giovane dentro, quindi è quello che conta. Prelez qua, passa avanti, secca sotto la traversa. 3-1 per il Genoa. E ora vediamo come va avanti, ma potremo fare qualche cambio per far riposare i titolari, visto che abbiamo anche un vantaggio numerico. Ma prima di abbassare la guardia, aspettiamo. Raga, prendetevi Space Engineers, con uno dei prossimi update si potrà ricreare la mappa di Among Us. Ma che figo. Brutta questa, Yulmand. Deviato in corner. Con tanto sistema di venta. Ma secondo me in qualche gioco c'è qualche mod per la mappa di Among Us. Questa è subito inizio anni 2000. 60esimo, direi che è il momento. Prelez non si regge manco in piedi. Ci mettiamo Hammer, dai. Vediamo la prima partita ufficiale come se la cava. Ah, di sicuro qualcuno la farà e sicuramente la scarico. Non avevo dubbi. Il Lecce ci crede comunque. Però per ora sembrerebbe comunque neutralizzato dalla difesa del Genoa. E qui continuiamo sempre a passarcela, cercando uno spiraglio. Guarda Dragosin come avanza subito per Diomandé. Bella dentro per Colloco, rigore. Rigore per il Genoa. Vediamo se il VAR lo conferma. Rigore confermato.
Vi ho mandato in battuta. Molto bene, molto bene. A sto punto direi di sì, 4-1. Possiamo permetterci qualche cambio. Sheldon sicuramente vai a riposare. E dentro ci mettiamo Soro, dai. Ken, anche te. Dentro Pecorino. Confermiamo i cambiamenti? Assolutamente sì. Danno sempre il cambio. Ora è il Milan a essere primo in classifica. Dopo un po' di ribattute, Hammer in gol all'esordio. Vediamo se viene annullato questo gol. Tripletta di Diomandé intanto. Confermato, Diomandé traversa, Dragusin parata sulla linea, Hammer si trova il pallone nei piedi. Diamo una svegliata a questi baldi giovani. Online Technology che è sempre bagatissima e non si vede mai. E Hammer segna anche il suo esordio, complimentoni. Allora, andiamo a dare un ultimo cambio. E direi che leviamo Collocolo e ci mettiamo un bel chi ci mettiamo? Ci mettiamo Lipani. Ah, ne abbiamo ancora uno, però forse ho già fatto i cambi. Sì, abbiamo finito i cambi, ok. Yulman comunque ci prova. Arriva fino dentro l'area, deviato da Torkelsen. Vedi, con la prossima canzone ti fanno un sacco di gol. Contro intendi o noi, perché contro non mi interessa. Io invece gli sblocco un ricordo con quella che ho messo. Vediamo, dai, vediamo. Ipani è già in difficoltà, ma è appena entrato. 92esimo e 33. Sì. Anche questa proprio inizio 2000, eh? Proprio è stata la mia adolescenza questa. Inizio anni 2000 manetta qui. Ben fatto. Quanto è importante questo risultato? Abbiamo segnato in 20 partite consecutive. Quanto è importante questo risultato dato il contesto più ampio? Molto bene. Risultato di nostro gradimento, sì. E ci fa molto piacere. È stata pubblicata nel 94. Ah, veramente? O 3 anni, pensa un po'. Ok, settimi, eh? Settimi, signori, 13 punti, 8 partite. Stiamo salendo un po'. Hammer al debutto, all'ingol al debutto. Lammers, mancano un solo gol per darci 5 milioncioni. Tripletta per Diomandé. Sì, ci congratuliamo con lui. Braccio intorno. Contenti, benissimo, lui è contento che ci siamo congratulati. Se non ti mettono nella squadra della settimana, questo momento di forma strepitoso sembra non aver fine. La preoccupa il fatto che alcuni giocatori potrebbero dormire sugli allori? No, non credo. Scusate la domanda, in Coppa Italia abbiamo già giocato? Abbiamo giocato e abbiamo vinto. E ora dovremo giocare la prossima in teoria, ora te lo faccio vedere, vediamo quando giochiamo. Cosa pensa del gol di Diomandé? Molto bello. La tripletta di Diomandé? Molto bene. No, figurati, grazie a te. Hammer ha segnato all'esordio, cosa pensa della prestazione? Ha avuto un pacco di culo, perché il tiro era facilissimo. Giocatore della settimana, Piccoli con una tripletta, molto bene.
Almeida è estremamente interessato. 2 milioni e 3 non sono neanche così tanti. Piazziamoli in lista selezionati. Non sarebbe male arrivare ai quarti e sarebbe molto bello, sì. Coppa Italia. Giochiamo contro il Brescia. Praticamente nel primo abbiamo giocato contro il Como vincendo 4-0. Turno preliminare non l'abbiamo fatto. Ora ci giochiamo contro il Brescia non so quando. Ah, invece sì, il 18 dicembre. Tra 2 mesi allora. Ho 2 mesi con col Brescia. Santi Milan del Milan è qui, Pinamonte attualmente primo con 11 gol, infatti il Sassuolo è tanta roba. Proseguiamo. Domanda da Ulisse Raino di OneFootball. Roberto Piccoli in prestito all'Empoli ha catturato l'attenzione mettendo una tripletta contro l'Udinese, molto contentissimo. Eccola, signori, io credo che avrò dormito 4 ore oggi e ne dormirai altre 4. Allora, su questa però mancano ancora 6 giorni da qua alla prossima partita. Bene. Allora, Colombo doppietta con lo standard Liegi. Ripleta per Piccoli lo sappiamo, molto bene. I nostri giocatori in prestito si mettono in luce. Prossima contro la Lazio tosta però, Saluto managente in ufficio, certo Raven, buonanotte, grazie mille per la compagnia. Riposati. Questo è già troppi milioni. Questo non mi piace in ogni caso. Assolutamente no. La troppo Fofana mi è sempre piaciuto, costa sempre troppo. Vediamo questo, Lorenzo Colombo secondo posto il giocatore della settimana. Squadra della settimana, ecco, Diomandé e Collocolo. Magari ci fermiamo appena prima della partita con la Lazio. E poi vedremo il prossimo. Lazio, Milan, Juve. So che trio. Meno male che abbiamo portato a casa qualche punto, perché Lazio, Milan, Juve rischia anche che non usciamo con neanche un punto da queste 3 partite. Lazio un po' in crisi, 13esima. Allora, l'atmosfera positiva intorno al club ha contribuito a questo forte aumento della forma, sì, siamo molto contenti. Quanto si sta preoccupando del fatto che una sconfitta possa intaccare il morale? Un po'. Alcuni critici hanno parlato del gran numero di giocatori ceduti in prestito. No, in realtà sono tutti modi per fare soldi. Diomandé ha vari punti di forza nel suo repertorio e molti credono che possa fare la differenza contro la Lazio. Speriamo. Chi pensi che vada tenuto d'occhio nella corsa per la qualificazione continentale in questa stagione? Ci mettiamo... il Sassuolo. Il Sassuolo sta andando veramente bene. Dai, la partita con la Lazio ce la facciamo, perché mi va di farla. Poi finita la partita, sì, ci fermiamo per stasera. Ah, Venturato, e chi è?
Allenatore del... ah, dell'Atalanta, veramente? No, non è vero. Venturato è allenatore di che squadra? Ah, del Lecce. Vorrebbe Leo, Ciro Leo, il nostro portiere giovanissimo. E la dirigenza vuole un pareggio, la tifoseria un pareggio. Costa pareggio con la Lazio, eh? Che partita è stata rinviata? Perché c'è una Lazio rinviata? Maledetti. Rinviata. La partita di oggi è stata rinviata a causa dell'allagamento del Ferrari. Allora, va bene, dai, non commentiamo il nostro stadio inguardabile, pietoso, allucinante, che fa due gocce e subito si allaga. Quindi recupereremo più avanti la partita con la Lazio. Allora, avviciniamo la partita col Milan, non la faremo, ma avviciniamo così ci ascoltiamo l'ultima canzone che avete messo in lista. Contro mensile con lo staff, minchia come lo odio. Accettiamo questi suggerimenti. Caratteristiche va bene e poi il resto invece andiamo avanti. Perché i compiti sono giusti, rimuovi un compito in allenamento assolutamente no. Discuti un nuovo contratto con Melegoni. In realtà lo vorrei vendere Melegoni quasi quasi, quindi per ora no. Cosa vuole? Dice che è troppo basso dal volume di lavoro. Temo che possa rimanere insoddisfatto all'allenamento visto che vuole concentrarsi di meno sull'allenamento sulla forza. Vabbè, poi lo faremo. Oh, qua Frendrup migliora, porta nova anche, molto bene. Parla di mando della sua recente forma, perché no? Staff non ne vogliamo, siamo già a tappo. Complimentiamoci. Pacca sulla spalla. Bene, bene. Molto bene, in effetti ottima prestazione di domande ultimamente. Ma ottima prestazione in generale della squadra, che eravamo partiti molto male, ci stiamo risollevando parecchio. Attualmente come siamo con una partita in meno? Comunque noni, dai, comunque noni e a un passo veramente dalla zona Europa. Non sarebbe male provare a puntarci. Questo Valentin Carboni qui non è mica niente di male, scusa. Allora, beh, questo costa troppo, però qua ci sono un po' di giocatori decenti. E poi un giorno ci daremo un occhio. Oh, Colis, 19 milioni. Allora, Travassos, diciamo che è fuori forma. Perfetto. Finché se ne stanno, va benissimo. Ma tu prendi solo i calciatori che ti suggeriscono dai rapporti oppure li cerchi? No, allora, quelli che mi danno dai rapporti oppure se cerco qualche squadra in generale. Non cerco giocatori in particolare perché preferisco che ogni partita sia diversa dalle altre, che non ci siano sempre gli stessi nomi. A volte capita che magari mi vado a cercare qualche squadra, quello sì, o qualche nazionale.
nazionali giovanili le vado a sondare, però preferisco non andare sui soliti, sempre sui soliti nomi. Ok, allora, benissimo, già 4 milioni sotto, viviamo sempre in bolletta. Peggior squadra in difesa, l'Udinese. Allora, Lorenzo Colombo, terzo posto per il giocatore del mese di ottobre, questa è tanta roba. E qua Gnonto invece è un premio, non lo so, per il mese di ottobre, però ma Gnonto è tanta roba. Neanche in Serie A si guadagna, non si guadagna un cazzo. Non si guadagna niente neanche in Serie A. Ti domanda è calciatore del mese della Serie A. Ah, già, ma sono ancora buggati i premi del gol del mese? Che intendi? Se... qua non gli danno un cazzo. Squadra del mese di Omande, ovviamente, mi sembra giusto. Intendo i gol che puoi vedere in video. Ah, non lo so, ci guardiamo. Allora, perché questi non sono i gol. Quindi ci fa vedere i vincitori ma non i gol. Quando ci sono i gol ci guardiamo. Perché da FM21 mostravano sempre il secondo classificato. Interessante, quando c'è quello del gol lo guardiamo. Conferenza stampa la facciamo, poi basta. Figurati. Lorenzo Colombo sta giocando molto bene. Come vede il suo sviluppo, sono molto contento. Ormai il prestito di sta stretto, no? Ha qualcosa da dire a Venturato dopo la sua manifestazione di interesse? È un'offerta. E può raggiungere un accordo con qualcuno che non vede faccia a faccia, certo. Di Francesco ha espresso dubbi in merito alla possibilità di qualificazione continentale del Sassuolo. Non mi interessa un cazzo. Un intervallo di 14 giorni tra una partita e l'altra è un bene o un male? È un male. Come ben sa Zortea, quelli che... uffa, sì, siamo contenti. Quanto sarà importante Ken per il tuo approccio alla squadra? Sì, è importante segnare per primi. Ok, dai.